Angelo Campofredano, coordinatore territoriale di Sport e Salute per il Molise, dunque sport di tutti, inclusione, è arrivato anche nella nostra regione. Sono quattro le ASD che stanno attuando questo progetto. Sì, Sport e Salute ha indetto questo progetto, questo bando, al quale hanno risposto tante società sportive, ma in Molise sono quattro quelle che sono riuscite a entrare in graduatoria. Abbiamo il CS Pattinaggio Campobasso che offre attività gratuita per i ragazzi con corsi che vanno sia dal pattinaggio al motociclismo, quindi con il mini motocross al tennis. C'è anche la società I Sanity Fighters che opera a San Giuliano del Sannio e offrono attività gratuita con corsi che sono rivolti anche ad altre discipline sportive, alle arti marziali, alla ginnastica e al calcio. Poi abbiamo la società Colle dell'Orso che opera sempre qui a Campobasso che ha diversificato l'attività con la danza sportiva con i centri estivi che saranno organizzati appunto nel periodo estivo, e poi abbiamo la polisportiva Montagano che opera proprio nel comune di Montagano e che oltre al mini motocross, al pattinaggio, offre anche attività di ginnastica. Ecco, come hai detto tu, c'è anche il centro sportivo Pattinaggio Campobasso che quando si tratta di partecipare a queste progettualità di Sport e Salute è sempre presente. È sempre presente, ogni nostro appello rispondono appunto presente, e mi fa piacere ricordare che qualche settimana fa hanno ricevuto anche il premio Mondonico, un premio molto importante che viene attribuito da Sport e Salute a quelle società sportive, a quei tecnici, a quei dirigenti sportivi, a quei collaboratori che riescono a interpretare in campo e fuori dal campo i valori sociali dello sport, in particolare come strumento di inclusione e di integrazione. Certamente, senti, per questo anno che insomma è iniziato da relativamente poco, da 5 mesi, quali sono le iniziative che Sport e Salute ha intenzione di attuare? A marzo, fine marzo, abbiamo chiuso 4 bandi, le risorse stanziate ammontano a 14 milioni di euro, quindi le risorse messe a terra sono tante, e grazie alla collaborazione appunto delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, ma soprattutto delle belle realtà come queste in cui che oggi ci stanno ospitando, riusciremo a operare in 4 direzioni: sport di tutti i quartieri, sport di tutti inclusione, sport nei parchi e poi abbiamo sport nelle carceri. Quindi ci saranno questi 4 verticali che fanno parte di Sport di Tutti e che presto, insomma, speriamo di attuare qui in Molise.